L'agricoltura biologica invece cerca di prevenire tutte le malattie, cercando di capire che patologie può avere la pianta, attraverso degli enti prestabiliti, cioè delle organizzazioni di professionisti, cerca di capire se ci sono determinati insetti che possono portare delle malattie alla pianta, che vanno a bucare per esempio le olive, che vanno a mangiare le foglie, non è che sono dannosi, si nutrono esattamente come facciamo noi delle piante, è solo che chiaramente se si nutrono loro noi abbiamo poi difficoltà a nutrirci di quei frutti. E allora noi che cosa facciamo in agricoltura in campagna? Noi mettiamo delle trappole per insetti e le mettiamo attaccate ai rami. Queste trappole hanno una colla all'interno con delle sostanze particolari che attraggono l'insetto. Attraendo l'insetto va là, si attacca e chiaramente non va più a danneggiare le olive, non va più a danneggiare i frutti. E questo è un metodo molto particolare, ma bisogna stare molto attenti perché bisogna mettere le trappole in determinati periodi dell'anno molto specifici. Per quanto riguarda poi tutta l'elaborazione del terreno, anche lì bisogna stare molto attenti. Se noi cominciamo con i trattori a coltivare le campagne senza nessun criterio, incominciamo a mettere in atmosfera tutte quelle sostanze nocive come le benzine e tutto il resto. E allora bisogna avere una programmazione che cerca in tutti i modi di curare il terreno, ma allo stesso tempo cercare di non danneggiare l'ambiente. Quali misure di coltivazione biologica si usano nella sua azienda? Il letame, il sovescio, il riciclo di materiali organici o residui vegetali? Allora, sono delle cose un po' diverse l'uno dall'altro. Per quanto riguarda il sovescio è una pratica molto particolare. Come noi l'abbiamo studiato, e loro si sono informate. Ora vogliamo sapere direttamente cosa lei utilizza nella sua azienda. Quando si fa una coltivazione di largo campo, cioè viene occupata tanta terra, per esempio quando si coltiva il grano, cosa che noi facevamo fino a 2 anni fa, cosa succedeva? Siccome una volta fatto il grano si deve disinfettare il terreno, si utilizzavano delle colture che cercavano dopo il grano, noi mettevamo per esempio le fave. E questo, ho parlato con loro, diciamo questo. Queste colture cosa facevano? Le facevamo crescere, non ci interessava il frutto chiaramente, ma ci interessava la pianta, che ridava delle sostanze al terreno come azoto, fosforo e potassio, che sono delle sostanze nutritive per la pianta. Dopodiché le interravamo e attraverso tutta una serie di micro, attraverso questo tipo di coltivazione la terra si disinfettava e prendeva di nuovo dei nutrimenti. Per quanto riguarda poi per esempio la pacciamatura è un'altra tecnica culturale che serve soprattutto negli orti, che serve a coprire quelle che sono le piante, la radice della pianta con della paglia, del fieno, eccetera, e serve per non far trasudare la terra. Biologico significa sostenibilità nella produzione di questi prodotti, di questi elementi, significa la possibilità di avere salute, perché comunque non sono prodotti che vengono trattati, e soprattutto l'acquisto, se possibile, di prodotti identitari del nostro territorio.